Torniamo da Irina Gulei in Ucraina, mi dicono che siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Oh, ecco qua. Purtroppo Sì, mi sentite va adesso? adesso benissimo. Il paesaggio fuori era, diciamo, incantevole, Irina, però internet, siete quasi messi peggio che l'Italia, quasi, quasi. Ok, quindi Quando meno torna male la che mi pace, sentite. dovete protestare col presidente Zelensky e dire qui bisogna mettere a posto le infrastrutture digitali, mi raccomando. Va Va bene. bene, va Va. bene. Allora, dice, eravamo arrivati agli immancabili purtroppo bombardamenti che hanno riguardato Odessa e Mykolaiv. Sì, quindi stamattina hanno bombardato Odessa e Mykolaiv. Per dire Odessa, intendo la regione di Odessa, è proprio la terra dove c'è la casa mia, dove sono riuscita a portarvi i miei genitori. Quindi hanno colpito il ponte, in questa regione per la, quinta volta già oggi. E proprio cercano di distruggerla. Hanno distrutto, vediamo, gli alberghi per il riposo alla costa di questa regione, e ci sono quattro persone ferite, tra cui c'è un bambino che è stato ferito gravemente proprio. Poi vi chiedo di far vedere questa mappa dove vedremo questo ponte che cercano, non questa, un'altra. Questa è controffensiva che pianifichiamo in futuro, e invece quell'altra mappa così vi Dicono che posso far vedere. non c'è in cartella, Ah, poi verificheremo perché non c'è, ma la faremo vedere ok, stasera, casomai. Sì. quindi con questa mappa potevo farvi vedere come i russi cercano di tagliare un pezzo del territorio della regione di Odessa. È proprio quel territorio dove ci sono le spiagge, ci sono gli alberghi per il riposo. Quindi se riusciranno a Sì. distruggere totalmente questo ponte, riusciranno ad attaccare questo territorio e tagliarla da tutto il territorio Che ucraino. sembra essere Possono. uno degli obiettivi strategici, appunto, Sì. dell'esercito russo. Sì, poi hanno bombardato anche Mykolaiv, 14 persone sono ferite oggi, hanno bombardato un negozio e hanno distrutto un'automobile. Questo, sì, vediamo questa immagine, non ci danno, diciamo, immagine puro perché cercano di non far vedere il posto totale Sì, sì, per proteggerlo, diciamo. certo. Infatti continuano ad attaccare, ma con le razze, sud dell'Ucraina. Poi ci sono le battaglie difficili, nella regione di Lugansk, e infatti i nostri militari hanno distrutto il ponte di ferrovia tra Rubizhne e Severodonetsk, perché proprio lì i russi cercano di attaccare, Bene, gravemente, e ci sono sì, le battaglie beh, difficili. i ponti sono proprio un simbolo nel bene, sono un simbolo di congiunzione, di unità dei popoli. I ponti in guerra diventano obiettivi da distruggere proprio perché l'obiettivo è disarticolare le comunità, le infrastrutture, separare e creare difficoltà Sì. ovviamente al nemico. Irina, io devo salutarti, oggi abbiamo avuto un po' di movimento. Ti chiedo in diretta se siamo riusciti a organizzare quella cosa per questa sera, per la Sì, trasmissione. Ah, aspettiamo ok, va bene. la risposta. Sì, abbiamo mandato la richiesta e aspettiamo la risposta per Aspettiamo la risposta. stasera. Aspettiamo che ex ministro degli affari esteri riuscirà ad essere con noi stasera. Vediamo, oggi proveremo a fare questo nel programma L'imprenditore e gli altri, ospitare un rappresentante del governo ucraino con Irina che ci aiuterà ovviamente a intervistarlo. Grazie Irina, buona giornata e buon Sì. lavoro. Grazie. A presto Gianluca.